siamo a Pacciano, c'è il sindaco. Questa sera l'amministrazione comunale ha organizzato una serata dedicata ai bambini in cui regaleranno per le feste natalizie dei libri a seconda dell'età dei bambini. Sono tutti bambini residenti a Pacciano. Allora, noi come, da quando noi ci siamo come amministrazione comunale, ci siamo insediati 3 anni fa, abbiamo inteso portare come diciamo, punto essenziale della nostra amministrazione la cultura dei bambini, specialmente dei bambini, perché i bambini sono il nostro futuro. Quindi noi come amministrazione abbiamo già regalato i libri il primo anno del mio insediamento nel 2020 e poi successivamente anche gli altri anni. E questo fa parte delle vacanze, diciamo, natalizie, delle feste natalizie che noi organizziamo come amministrazione. C'è stato il giorno 23, ci sono stati i regali dei bambini in piazza con l'arrivo di Babbo Natale e queste entrano nelle prospettive dei bambini che dopo i regali gli diamo un po' di cultura pure ai bambini che hanno apprezzato queste, diciamo, questi libri. In base alla loro età, giustamente, noi abbiamo regalato i libri dall'infanzia, da 0 anni fino a 14-15 anni. E successivamente poi faremo anche con gli altri, quando noi apriremo la nostra biblioteca, faremo un punto di forza, diciamo, per i ragazzi del nostro territorio, anche allargando la vallata dello Stilaro. Non è che ci lavoriamo solo a compartimenti stagni, lavoriamo pure per diciamo, valorizzare la vallata dello Stilaro, che ha cultura, storia e tradizioni che noi dobbiamo portare avanti e lavorare sulle radici che noi abbiamo, quindi non dimenticando chi purtroppo c'è stato prima di noi ed oggi non c'è più. Noi cerchiamo di valorizzare questo. Poi chiuderemo con il 5 gennaio con il presepe vivente che ci sarà qua a Pazzano. Presepe vivente, sindaco, che si svolgerà dove? In piazza o nel centro storico? Sì, nel Dove lo faremo? centro storico, si svolgerà sulla via attinente quella del comune, cioè la via 24 Maggio, piazza 24 Maggio fino al, diciamo, tutta la strada che porta dove c'è la chiesa di Pazzano. Quindi invitiamo a partecipare. Tutti i cittadini, chi vuole partecipare può venire. Il Il 5 5 di gennaio. la sera. Sì, dalle 17 alle 22. Serata organizzata anche con la collaborazione della Proloco, ecco, la Proloco che è sempre sensibile a queste manifestazioni. Come dicevamo, la Proloco è sempre attiva a Pazzano, con la neo presidente Teresa Verdiglione, già si è impegnata, l'abbiamo visto per quanto riguarda le luminarie di Pazzano, l'arrivo di Babbo Natale e questa sera anche con i bambini cui regaleranno questi libri. Quest'anno il sindaco ha voluto fare di nuovo il regalo ai bambini per Natale di un libro e noi come Proloco abbiamo accettato la proposta di venire a consegnare questi libri ai bambini. D'altronde i libri sono la cosa più importante che ci sia e quindi i bambini devono essere abituati a leggere purtroppo lo sappiamo con i telefonini che ci sono in giro, purtroppo i bambini adesso non leggono Giocano e più. basta. Giocano e basta. Questo è un incentivo in modo che i bambini possano veramente cominciare a leggere e a E impegnarsi. cresce.